La somma delle cose che è la più affascinante è il Cristo velato, che è stato il lavoro anche che mi ha preso di più, più difficile, perché proprio per il tipo di scultura del Cristo velato, che è splendida, e lì lavorando con un trabattello di 6 metri dall'alto e ammirare la bellezza di queste forme, con 6 persone che mi tenevano le candele e che io dall'alto comandavo, cioè più in alto, più in basso, eccetera. È nata questa lettura del Cristo velato. Allestita nella Cappella Palatina del Castelnuovo di Napoli, la mostra fotografica dell'artista Nino Migliori, intitolata Lumen, Cristo velato, sarà aperta al pubblico fino al 2 maggio. Il fotografo bolognese, autore di sperimentazioni su materiali e linguaggi fotografici, giunge a Napoli con il progetto Lumen, stavolta dedicato al capolavoro di Giuseppe Sammartino, che consiste nel fotografare opere scultoree usando come unica fonte luminosa la luce delle candele. Migliori sceglie il Cristo velato, dopo aver fotografato altre straordinarie sculture, come il compianto di Niccolò dell'Arca a Bologna e le formelle dello Zoforo del Battistero di Parma. L'esposizione, promossa dal Museo Cappella San Severo e dal Comune di Napoli, insieme alla Fondazione Nino Migliori, è stata inaugurata sabato scorso alla presenza, oltre che dell'artista, del direttore del Museo Cappella San Severo Fabrizio Masucci, del sindaco De Magistris e dell'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele. Un punto di vista di un grande fotografo, di uno dei più importanti fotografi del nostro paese, una celebrità di questo linguaggio a livello internazionale che ci fa guardare in questo corpo a corpo, in bianco e nero, tra luci ed ombre, attraverso lo scatto fotografico, ci fa rivedere da una prospettiva insolita e affascinante il Cristo velato, che credo che sia... Oggi possiamo dire l'icona di Napoli è quella che più di ogni altro in questo momento attrae interesse a visitatori e viaggiatori nella nostra città.